Oh, vi do il benvenuto in questo nuovo video con una sobrissima felpa di Sailor Moon di Vansa, la collezione che c'è stata quest'estate. Però è meravigliosa, caldissima, fatta bene, c'è il fiocchettino pure di... No, fiocchettino è questo qua, il cosetto pure dietro. Sono felicissimo, la userò solo per i video, è per stare in casa, però è caldissima, quindi non è neanche della mia taglia perfetta, però ci sta. Hi Banner, prima di cominciare a dirvi tutti i modi in cui potete andare in Danimarca, ho un po' di annunci da fare. Il primo è che ho creato un canale Telegram, un gruppo Telegram, dove poter interagire insieme. Lì infatti vedrete tutti i post relativi a questi video, ma anche altri tipi di comunicazioni. Vi segnalerò se ci sono particolari offerte per andare in Danimarca, Svezia, Norvegia e via dicendo, oppure vi segnalerò offerte di libri su Amazon tramite il mio link affiliato che trovate comunque sempre qui sotto, e poi c'è la correlativa banner chat dove potete interagire insieme. È un piccolo esperimento che sto facendo per coinvolgervi maggiormente e da questa prima settimana vedo che comunque ha abbastanza funzionato. Quindi vi lascerò il link qui sotto oppure potete cercarlo, avrete visto un po' di grafichette in sovraimpressione, se veniste mi farebbe veramente tanto piacere. Il secondo annuncio che ho da farvi è che Lucy ha creato, Lucy Beat di Danimarchizziamoci, ha creato un gruppo Facebook che si chiama, indovinate un po', Danimarchizziamoci, di cui sono amministratore anche io. E quindi se vi va unitevi, perché anche lì avrete informazioni specifiche, però solo ovviamente sulla Danimarca, da Lucy, da altre persone che vivono lì, da me e insomma via dicendo. È un altro modo per... lì è più diciamo, un gruppo informativo, se avete bisogno di andare in Danimarca e volete informazioni specifiche, però vi consiglio di iscrivervi perché insomma potrete avere molti spunti, molte informazioni approfondite sulla vostra particolare situazione. Detto ciò, direi che possiamo andare al sodo. Mi sto vendendo come al solito, continuo con le mie solite campagne promozionali. Se volete sostenermi, oltre a comprare cose su Amazon con il mio link affiliato, perché mi aiuterebbe molto a crescere, vi invito ad iscrivervi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun contenuto, perché YouTube non abbassa che voi vi iscriviate e basta. Scusate la ripetizione, sabato mattina c'ho pure mal di testa. Vi invito anche a visitare il sito www.noglen.eu. È un po' che non pubblico qualcosa sul blog, adesso mi ci metto in mezzo perché settembre è stato un mese abbastanza intenso lavorativamente parlando, quindi non avevo tempo neanche di respirare. E poi di seguirmi su Instagram, noglen.eu, trovate qui il nome del profilo, perché è il social che io diciamo uso più o meno quotidianamente, pubblico le foto, interagiamo insieme, via dicendo. Se avete richieste particolari o vi invito a farle o sul gruppo di Telegram oppure nella mia mail info@noglen.eu, perché Instagram purtroppo va a perdere dei messaggi. E ho anche un canale, un profilo TikTok molto più personale, lì parlo anche delle automobili, però se vi va seguitemi pure lì. E ora direi che possiamo cominciare. Allora, da titolo, oggi cercherò di essere un po' breve, visto i 45 minuti del tour dell'ultima volta. Diciamo, ci sono diversi modi per trasferirsi in Danimarca. Specifico che questo video è relativo a trasferirsi in Danimarca dall'Italia o comunque da un paese dell'Unione Europea, di persone con cittadinanza italiana o di quel paese dell'Unione Europea. Quindi se siete residenti in Italia, vivete in Italia, ma avete permesso di soggiorno, non avete la cittadinanza, ditemelo che c'è una situazione specifica per voi, e se siete in tanti, diciamo, se queste richieste arrivano, farò un video dedicato anche a quello. So che c'è gente che preme per andarsene, soprattutto dopo gli ultimi risultati elettorali. A tal proposito, so che per molti di voi è stata, diciamo, una notizia non piacevole, perché verranno a mancare, non a mancare, però non si vedranno alcuni diritti che molti speravano di avere. Però non demordete e fate come me, indossate felpe di Sailor Moon o comunque strose come simbolo, forse più superfluo, di protesta. Ci sono tanti modi diversi, partiamo da quello che dai due che potrebbero essere i più semplici. Il primo riguarda gli iscritti all'università ed è l'Erasmus. Non è un trasferimento definitivo, ma comunque permette di fare un'esperienza in Danimarca, che può essere a Copenaghen, ma può essere anche in altre città più o meno piccole, in base a quanti accordi ha stretto l'università che frequentate. È un programma universitario che si può, diciamo, fare in base alla media che si ha all'università, al numero di esami dati, il numero di voti presi, eccetera. Quindi, in base alla lista che mettete nelle destinazioni, verrete più o meno scelti, sia in base a quanti posti ci sono, premiando i studenti più virtuosi. Però tendenzialmente, dall'esperienza, io non l'ho mai fatto, però dalle esperienze che so,
più o meno tutti sono stati accontentati nelle preferenze che avevano espresso. E so anche che tra le persone che mi seguono c'è chi è andato in Danimarca proprio tramite Erasmus e gli è piaciuto, e c'è chi ha deciso poi di tornarci, che invece gli è bastata come esperienza di 6 mesi, un anno, insomma, in base a quello che vi viene proposto, vi viene offerto e alla disponibilità che c'è. È un modo, diciamo, semplice perché è anche abbastanza economico, nel senso che l'Erasmus è un programma che prevede anche un fondo che vi aiuti a sostenervi in quel periodo, quindi è una spesa relativamente bassa. Poi ovviamente che se andate a mangiare fuori tutti i giorni, il fondo non copre tutto questo, però vi dà modo di conoscerlo senza gravare troppo né sulle vostre famiglie né su di voi se siete, diciamo, persone che si autosostengono. Un programma simile è il programma di interscambio lavorativo europeo. So di persone che l'hanno fatto, non necessariamente in Danimarca, però essendo un paese dell'Unione Europea è compreso. Diciamo, è in questo periodo che può andare dall'anno a 6 mesi, forse anche di più. Voi andate a lavorare in una città danese, in alcuni casi anche con un sostegno economico per pagarvi l'affitto, oltre allo stipendio, oppure lo stipendio è vitto alloggio e qualcosina in più per uscire la sera, un po' come il ragazzo alla pari o la ragazza alla pari. E in quel caso, diciamo, anche lì siete un po' agevolati rispetto ad andare completamente soli a cercarvi lavoro, perché comunque partite già che il lavoro ce l'avete, sapete dove andare e insomma, avrete una piccola esperienza comunque molto formativa nel vostro bagaglio. Questo tipo di programmi prevede lavori di quasi tutti i tipi. Io conosco persone che l'hanno fatto in stampo pedagogico, quindi sono andate a lavorare nelle scuole materne, perché quella era la loro facoltà e il loro, diciamo, ambito lavorativo, però ci sono anche possibilità in ambito che può essere storico oppure culturale, quindi giornalistico, letterario. Sono tante possibilità diverse. E in questo programma di interscambio, anche se non fa parte dell'interscambio ma di au pair, includo anche il ragazzo o la ragazza alla pari. È vero che i paesi più virtuosi in tal senso non sono quelli scandinavi, ma sono quelli anglosassoni, quindi Inghilterra, Stati Uniti, però anche in Danimarca, e se andate sul sito newidanmark.dk, dove trovate molti di questi modi che vi sto dicendo, trovate proprio una sezione dedicata a au pair. Può essere di solito un periodo di un anno, la ragazza alla pari o ragazzo alla pari, è un altro modo economico per andare in Danimarca, perché ovviamente non dovete pagarvi l'affitto, siete ospiti della famiglia che vi ha accolto per, diciamo, come aiuto per il proprio bambino, la propria bambina o i propri bambini, e quindi in alcuni casi le famiglie più gentili, diciamo, danno anche un corrispettivo in denaro non particolarmente alto, ma che vi permette di avere una vita anche fuori dalla casa, quindi di poter uscire di casa la sera se fate delle amicizie, eccetera. Nel caso danese o scandinavo, non è necessario conoscere la lingua, non sempre, quantomeno da quello che so, perché molto spesso le famiglie prendono i ragazzi alla pari per aiutare i bambini con l'inglese. E sapete benissimo che in Danimarca ci tengono tanto che i bambini crescano con l'inglese fin da piccoli, ed è il motivo per cui loro lo sanno molto bene. Premesso che, secondo me, come vi ho già detto più volte, almeno un'infarinatura di danese quando si va in Danimarca sarebbe gradita, perché comunque vi aiuta per fare amicizia. Tolti questi, diciamo, metodi più semplici perché fanno parte di programmi europei o universitari, un altro modo per andare in Danimarca è ovviamente quello di iscriversi all'università. Molte persone ogni tanto mi arrivano delle mail o a qualcuno anche nei commenti dicendo: ma uno di 40 anni può iscriversi all'università? Certo, come in Italia, voi potete iscrivervi all'università a qualsiasi età, e quindi se a un certo punto vi rompete le balle e volete andare a recuperare quella laurea che non avete mai potuto prendere perché la famiglia non se lo poteva permettere, perché bisognava andare a lavorare subito o perché il periodo era semplicemente diverso, potete recuperarlo andando adesso a iscrivervi in Danimarca. Tra l'altro, siamo a ottobre, iniziate già a preparare i documenti, perché, come se mi seguite da un po', sapete che in Danimarca le domande vengono accolte tra febbraio e marzo dell'anno prima, quindi se l'anno accademico inizia ad agosto 2023, voi dovete mandare la domanda entro marzo 2023. So se mi sono spiegato, comunque c'è un video che lo spiega. Tra l'altro, andare a fare l'università in Danimarca, diciamo, non è semplicissimo, nel senso che non è detto che vi prendano. Però comunque è un modo abbastanza semplice, siete cittadini europei, quindi avete diritto di iscrivervi senza problemi, senza fare richieste di nessun tipo. Voi semplicemente mandate i vostri documenti relativi a quello che avete studiato, il vostro livello di inglese, eccetera, e in base alla facoltà che avete scelto ci sono più o meno possibilità che siate presi. Può essere un modo relativamente economico, perché se contestualmente vi trovate un lavoro di 13-14 ore a settimana, avete il diritto al famoso SU.
che è questo sostegno statale di pari a 800-900 euro, poi insomma ogni volta viene calcolato in modo diverso, viene calcolato in base anche al lavoro che fate, eccetera, eccetera. Ed è un modo, diciamo, per pagarvi l'affitto e conservare i soldi che ricevete dal lavoro per fare altro, quindi per andare a fare la spesa, eccetera. Quindi anche questo è un modo relativamente economico perché vi permette di mantenervi in modo un po' più facile, un po' con un po' più di ampio respiro, considerando poi che la vita in Danimarca è piuttosto cara, soprattutto a Copenaghen, e quindi insomma può fare comodo. Per quanto riguarda l'università, io l'ho spiegato in qualche video, se scegliete una triennale io non ve lo consiglio tantissimo perché sono pochissime quelle in inglese e quindi poi a maggior ragione se venite dall'ultimo anno di liceo è un po' difficile perché noi finiamo più tardi, non abbiamo ancora il diploma, insomma c'è tutta una proprio una disparità di come funziona il loro sistema scolastico e come funziona il nostro. Se scegliete un master, che può essere il master per loro la magistrale, ma anche il master di un anno, è già molto più semplice. E soprattutto i master in inglese abbondano, quindi è già più facile che nella vostra area di interesse troviate qualcosa. Passando a quelli più difficili, se vogliamo, l'altro modo per trasferirsi in Danimarca è trovare un lavoro in Danimarca. E quindi un lavoro ovviamente da dipendente, quindi un'azienda danese con sede in Danimarca che vi assuma come, non lo so, come nella vostra area di interesse oppure no. Cioè magari voi siete laureati in ingegneria ma trovate posto come impiegato, come commerciale, avete il vostro bel contrattino di lavoro e vi trasferite con una certa semplicità. Anche perché se poi loro vi vengono a chiamare, molto spesso vi danno anche per il primo anno un sostegno per l'affitto, oppure ve lo pagano direttamente loro. Poi questo dipende molto dall'azienda. Premesso che se invece lo dovete cercare voi, io vi consiglio già di andare in Danimarca, perché se vedono che avete già la residenza lì e comunque che siete stabili a vivere lì, è più facile che vi prendano. Se lo mandate da qua, le possibilità non è che si annullano, ma si abbassano notevolmente perché magari vedono che dovete ancora trasferirvi, quindi il processo può essere lungo e danno precedenza ovviamente che è già lì. Se invece non siete lavoratori dipendenti, potete trasferirvi in Danimarca se avete un'attività lì. Quindi se volete aprire un ristorante, se volete aprire un negozio, se volete aprire qualsiasi tipo di attività, voi dovete, diciamo, dimostrare allo Stato danese, trovate tutte le informazioni su nyidanmark.dk, che insomma fa i rendiconti delle vostre fatture, volete spostare la sede, quindi dovete registrare la società in Danimarca e via dicendo. Anche in questo caso adesso sto cercando di essere molto conciso, se volete sapere come aprire un'attività in Danimarca, chiedetemelo che vi faccio un video a parte perché ovviamente ci sono delle questioni burocratiche e la Danimarca è un paese estremamente burocratico, ai livelli italiani, forse anche di più. Un altro modo che forse vi può interessare è che potete trasferirvi in Danimarca anche senza avere nulla di tutte queste cose, ma semplicemente dimostrando che potete autosostenervi. Questo vuol dire che avete risparmiato abbastanza soldi da poter vivere tranquillamente in Danimarca senza dover fare ricorso ai sostegni statali, oppure che avete un finanziatore dall'Italia o da dovunque voi veniate. In quel caso dovete dimostrare che è il vostro finanziatore. Allora, se siete imparentati con quello lì, con chi vi finanzia, non dovete dimostrare nulla, ma semplicemente da documenti risale che siete figli, coniugi di. Se invece non siete imparentati, dovete dimostrare di avere accesso ai fondi di quel sostenitore in modo che la Danimarca, lo Stato danese, sappia che voi non ricorrerete a fondi di sussidio. Quindi voi dovete essere dimostrati, potete andare lì, comprare casa, andare in affitto, eccetera, ma dovete essere in grado di dimostrare che vi potete automantenere. Magari può essere anche una soluzione temporanea, nel senso che voi avete fondi per 6 mesi e poi vi cercate un lavoro nel frattempo. Nulla ve lo impedisce, però in quel caso comunque dovete essere in grado di dimostrarlo. Ultimi modi, i ricongiungimenti familiari. Quindi voi potete trasferirvi facilmente in Danimarca se magari un vostro parente c'è già andato, non so, vostro marito, vostra moglie è stata assunta, vostro figlio all'università e voi volete seguirlo per cambiare tutti vita. Ecco, in quel caso potete fare un trasferimento, richiedere la residenza. Tutte queste informazioni potete verificarle di nuovo sul sito www.newidenmark.dk, che è, diciamo, il portale ufficiale dello Stato danese
che vi aiuta a capire tutti i tipi di residenza che potete chiedere, perché poi comunque una volta che vi trasferite lì dovete chiedere la residenza inevitabilmente, e quindi vi è un sito molto ben fatto, diviso per tutte le aree che vi ho appena elencato e che poi vi permette di attivare le procedure necessarie. Questi erano tutti i modi che potete usare per trasferirvi in Danimarca. Spero che questa cosa vi abbia aiutato se siete indecisi su come andarci, se volete trovare dei nuovi spunti per fare un'esperienza diversa. Se avessi saltato qualcosa o se qualcosa non vi fosse chiaro, vi invito a commentare, a farmi sapere, a farmi la vostra domanda, anche può essere nel commento oppure anche qualcosa di più specifico per email o sul gruppo Telegram. Io vi ringrazio e noi ci vediamo al prossimo video, che sarà l'ultimo episodio del tour. Ciao!